Che aspetto avrà un video registrato con la Lumix S5-2X in 5.8K 10-bit 422 Vlog? Ebbene, i più scaltri di voi forse l'avranno già indovinato, smettete di domandarvelo perché questa è esattamente l'immagine che state guardando. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare, continuiamo con la fortunata saga iniziata qualche tempo fa sulla Lumix S5-2X. Nel video di oggi, oltre a farvi vedere che aspetto a un video girato in 5.8K con la meravigliosa risoluzione che questa macchina è in grado di offrirci, e badate bene che abbiamo registrato in Vlog 10-bit 422, quindi veramente il top che possiamo avere, e ovviamente stiamo registrando su un SSD esterna, per cui se volete sapere come si fanno tutti i passaggi vi invito a recuperare il video precedente. Oltre a vedere questa qualità d'immagine, oggi vi mostrerò anche come si lavora in Premiere o in un altro software, i passaggi saranno poi analoghi, come si lavora un tipo di file di questo tipo, che sicuramente non è facile da digerire per i nostri computer. Prima di cominciare vi ricordo che Lumix mi ha mandato in prova questo obiettivo e la S5-2X e un altro paio di cose. Tutto ciò che state vedendo è quindi offerto direttamente dal team di Panasonic con cui ho avuto il piacere di collaborare. Se vi dovessero interessare altre collaborazioni di questo tipo, o semplicemente se volete rimanere aggiornati sul magico mondo di foto e video, io vi invito ovviamente a cliccare il bottone qui sotto per iscrivervi al mio canale. Un bel like a questo video parimenti non guasta. Contestualmente vi parlo anche di questa bellissima ottica, che è il 24-70mm, sempre di casa Lumix. Si tratta di un'ottica certificata da Leica, quindi un obiettivo, me la sento di dire, di assoluto pregio. Il peso è la prima cosa che ce lo testimonia. Ovviamente si tratta di una buonissima costruzione. Io sento delle parti fredde, quindi non è assolutamente progettato in plastica, sono materiali molto più durevoli. Il vetro ovviamente ci restituisce una buona qualità d'immagine. In buona sostanza possiamo dire che è il classico 24-70 di casa Lumix certificato da Leica. Ora andremo a vedere all'interno del mio computer come si comportano le riprese realizzate con questa lente, quindi vi farò vedere un po' di video, ma tenete conto che la qualità che vedrete ovviamente si applica anche nel momento in cui stiamo facendo una foto. Come vi dicevo, andremo prima di tutto a vedere come si gestisce questo tipo di file a computer, dopodiché vi farò vedere le riprese finite, quindi col color grading applicato e diciamo il look finale che viene fuori. Ovviamente questo video viene girato interamente in 5.8K, io spero che YouTube me lo legga correttamente e me lo lasci caricare a quella risoluzione. So per certo che arriva fino a 4K, io lo caricherò alla risoluzione massima. Se purtroppo verrà scalato di qualità, è possibile che lo vedrete a una dimensione inferiore rispetto a quella nativa, e di questo mi scuso, ma non posso farci granché. Molto bene, ma eccoci qui all'interno del mio computer. Ovviamente la prima cosa che andiamo a fare è caricare un po' di filmati, perché solo in questo modo possiamo andare a vedere come si comportano una volta importati. Ora cominciamo con il caricare il nostro filmato d'apertura, quello che ho registrato per presentarvi questo capitolo. Andiamo a creare un nuovo progetto che contenga tutte le tracce, e come potete vedere noi qui abbiamo la nostra sessione. Ora, come potete vedere, il mio fondale non era grande abbastanza e quindi si vedevano gli angoli qui nel momento in cui ho cominciato a registrare. Questo qui è il filmato nel suo svolgimento, dove ovviamente la mia espressione non è sempre delle più serie, e qui abbiamo le nostre sorgenti audio che, come potete vedere, sono suddivise su quattro piste. Ora devo dirvi la verità, non ho indagato a fondo il motivo di questa cosa. Qui abbiamo sicuramente destra e sinistra splittate, e sembra che abbiamo anche altre due tracce vuote. Ora sicuramente questa cosa è impostabile dalla macchina, però per il momento quello che a me interessa fare è andare a eliminare le due tracce vuote, così non mi pesano sulla sessione e non mi disturbano visivamente. Quello che andiamo a fare adesso è che andiamo a utilizzare gli strumenti per colorare questo filmato, perché come potete vedere chiaramente così è un filmato in log e quindi non è utilizzabile in questo modo, per cui dobbiamo andare a utilizzare un filtro, si chiama Lumetri Color. Se state usando DaVinci o qualcos'altro, ci sono i nodi, insomma esistono un sacco di metodi, però la questione base è sempre la stessa: noi dobbiamo andare
a ricostruire il look di questa immagine. Possiamo farlo in due modi: possiamo dargli un input LUT, nel caso avessimo la LUT dedicata a questa macchina potremmo metterla direttamente qui per avere un'immagine bilanciata. Io non ce l'ho, per cui proviamone qualcuna a caso, perché può anche darsi che qualcuna vada bene. Devo dire che non vanno male, però non sono proprio giuste. Ovviamente queste sono pensate per l'Alexa e per la Harry, quindi non sono pensate per questa macchina, sono pensate per altre macchine. Infatti, come potete vedere, danno un risultato che non è proprio quello che vorremmo. Devo dire che questo primo risultato non era neanche malaccio, forse un po' troppo carico, ma noi adesso possiamo andare a fare due micro correzioni per alleggerirlo un pochino e per avere più o meno il look che ci interessa. Vero anche che potremmo farcelo completamente da zero questo lavoro, e quindi potremmo andare a togliere questa impostazione di LUT, e a questo punto potremo andare a dare noi tutti i parametri all'immagine in maniera tale da averla esattamente come la vogliamo. Sicuramente bisogna andare ad agire sul contrasto, perché le immagini girate in log ne sono sostanzialmente prive, quindi vedete che con poche correzioni abbiamo già ottenuto un risultato abbastanza forte. Ok, un risultato del genere dovrebbe già essere vicino alla resa finale che noi vogliamo ottenere. Ovviamente possiamo andare ad agire anche sulla saturazione, perché in questo caso a me sembra che l'immagine, giustamente essendo un log, sia un po' scarica. Ok, così dovremmo essere abbastanza vicini al look finale che vogliamo ottenere, e così con pochi semplici passaggi abbiamo ottenuto esattamente il risultato che volevamo. A questo punto rimane da sistemare il problema di questi bruttissimi angoli, e normalmente quello che io faccio in questi casi è che vado a duplicare solamente questo livello, dopodiché vado a ingrandirlo, vedete, in maniera tale che porto fuori quei brutti angoli. Ora, io potrei anche usarlo semplicemente così, però in questo caso vi faccio vedere un'altra cosa che il più delle volte funziona molto bene. Ora andiamo ad aggiungere una maschera e la posizioniamo in questo punto, così come potete vedere abbiamo cancellato tutto tranne questo particolare angoletto che vogliamo far sparire. Adesso andiamo ad agire sul feather, quindi gli diamo un po' di sfumatura in maniera tale che non si vede più. Andiamo a ripetere l'operazione per tutti e quattro gli angoli e siamo sostanzialmente a posto. Quindi nuova maschera, riposizioniamo e gli diamo un altro feather e deselezioniamo, nuova maschera, posizioniamo nuovamente qui in alto e gli diamo un altro po' di feather. In questo caso vedete che la devo riposizionare perché lì c'è anche il lumino che si vede, quindi facciamo così e di nuovo deseleziono, quarta e ultima maschera, vado a posizionarla in questa posizione e nuovamente vado ad agire sul feather. Ok, e così con questo livello aggiuntivo abbiamo cancellato tutte le aree che non volevamo vedere. Semplice, rapido e indolore, con un solo livello. Adesso abbiamo solamente da processare una traccia molto lunga e molto pesante, però vedete che il colore è già perfetto con pochissimi semplici passaggi. Bene amici, eccoci qui di nuovo in studio per le considerazioni finali. Una bellissima ottica, un'ottica di cui sono molto soddisfatto perché l'ho usata anche per un paio di lavori, vista la resistenza agli alti ISO di questa macchina mi è tornata molto utile per un paio di lavori corporate, nello specifico un evento che si è tenuto all'interno del Museo Paul di Pezzoli di Milano, durante il quale ho realizzato delle foto di una visita a un evento corporate di cui purtroppo non posso mostrarvi niente perché il cliente non ha firmato liberatorie né nulla, quindi non posso farvi vedere niente né tantomeno dirvi il nome del cliente. Però quest'ottica si è comportata molto bene, sia per quanto riguarda la messa a fuoco sia ovviamente per quanto riguarda la resa d'immagine, che è assolutamente top. Per quanto riguarda i video, adesso vado a farvi vedere qualcosina in chiusura, quindi rimanete fino alla fine perché vi faccio vedere i filmati con la color applicata e con tutti i magheggi che ci ho fatto sopra. Ringraziamo nuovamente il team di Panasonic per averci inviato questa meraviglia da testare. Fatemi sapere in un commento che cosa ne pensate, magari qualcuno di voi ce l'ha già, magari qualcun altro invece sta pensando di acquistarlo. Io, se avete una strumentazione Lumix, non posso fare altro che caldeggiare l'utilizzo di una lente come questa, perché è veramente molto molto bella. Vi ricordo, per chi fosse arrivato in qui e non fosse ancora iscritto al mio canale, che il bottone è proprio qui sotto, cliccatelo subito altrimenti ve lo dimenticate. Io vi lascio con i filmati finiti registrati con quest'ottica e noi ci vediamo al prossimo video.